Al Pigliacelli, Montorri ed Amiternina scendono in campo per dimenticare il passo falso del turno precedente. Il 2-0 del torno in parte sui gialloneri ha permesso l'allungo in vetta del San Benedetto Venere. Più 5 con una gara in più. Stesso risultato per l'Atria contro gli Scoppitani, relegati fuori dalla zona playoff, e che si presentano al Pigliacelli con tanti fuori quota, ben 6 in campo. Fischia Alessandro Piscopiello di Chieti. La gara comincia con il classico studio, da segnalare una mischia nell'area giallonera con Fischione che nel contrasto con Rapagnani non trova la dovuta precisione, e sull'altro versante il cross di Edoardo Monaco, conclusione di Fulvi Murata e Ridolfi Sparalto da buona posizione. Sempre il capitano pericoloso al 12° con un colpo di testa prontamente respinto da D'Angelo. Al quarto d'ora Ridolfi difende la sfera, appoggia per Urbani, tentativo poco fortunato. Dall'altra parte Bizzini dal limite spaventa Rapagnani, ma non trova lo specchio. Alla mezz'ora arriva l'episodio spartiacque. Ridolfi si gira all'interno dell'area di rigore. Gentile salva sulla linea di porta, ma per il signor Piscopiello con l'aiuto del braccio. Calcio di rigore e conseguente espulsione. Mosca dal dischetto incrocia forte. D'Angelo intuisce ma non può nulla. Al 35° Fulvi salta Herrera, penetra in area e finisce a terra sul ritorno del numero 6. Per il direttore di gara è tutto regolare. Si va a riposo sull'1-0 e le immagini di Manuel Centurame ci accompagnano alla ripresa, che si apre con il tentativo di collo esterno di Mario Mosca sul traversone di Monaco. Al quarto minuto il Montorio trova il raddoppio. Sulla pennellata di Chiacchiarelli Indoie prende il tempo ed incorna alle spalle di D'Angelo per il definitivo 2-0. Poco dopo Ridolfi non trova la gioia personale sul corner calciato da Chiacchiarelli. Sul ribaltamento di fronte si distende Vasi. Sterza in area, Rapagnani blocca senza troppi problemi. Il Montorri amministra, ma il neo entrato Tommaso Galeota spaventa per 2 volte la retroguardia giallonera. Prima Maselli salva sulla linea di porta e poi Rapagnani si distende sul primo palo, concedendo solo il tiro dalla bandierina. Nel finale i ragazzi di Cipolletti hanno un paio di occasioni per arrotondare il punteggio. Diagonale di Chiacchiarelli, D'Angelo così così, in tapin Giancarli non in sacca. Ci prova anche Ridolfi di testa senza successo sul cross di Leonzi. Finisce 2-0, il Montorri accorcia a meno 3 sul San Benedetto Venere in attesa del recupero di mercoledì ad Atri. Ma sicuramente, è fuori di dubbio che conviene giocare in superiorità numerica, però credo che non ci sia nulla da eccepire in quella situazione. Se la palla è stata presa col braccio, credo che l'espulsione è automatica. Se poi la palla l'ha presa in un'altra parte del corpo, allora non c'era neanche il rigore. Dunque il calcio purtroppo è questo. Meritavamo di più da Scoppito all'andata, oggi credo che comunque nel computo delle occasioni, anche se con un uomo in più, credo che il risultato non sia stato messo mai in discussione. No, non serviva questa partita, servono le rimanenti con lo spirito che la squadra ha affrontato la partita di oggi, con la consapevolezza di essere una squadra capace di giocare e di fare anche delle cose piacevoli da vedere. Poi ci sono anche gli avversari, come oggi c'erano loro, che sono molto organizzati, dunque in qualsiasi campo si può scivolare. Sì, loro difendevano a 5 lì dietro, hanno cercato di chiuderci le corsie esterne, comunque noi ci siamo arrivati anche bene creando superiorità numerica in quelle zone. Sì, la squadra ha dimostrato di avere grande maturità. Mister, nell'analizzare questa partita non si può non partire dall'episodio del rigore, come l'ha visto, avete protestato abbastanza. Vabbè, è normale che c'è la protesta, però se l'arbitro ha deciso questa maniera non possiamo fare niente. Purtroppo noi già siamo una squadra di ragazzini, poi giocare in 10 contro una Montorio, un'ottima squadra, abbiamo fatto un po' di fatica, abbiamo fatto. Però la cosa più bella è che i ragazzi si sono comportati bene, diciamo, e non sono andati in barca, non sono andati. Sì, però questi ragazzi hanno bisogno pure di qualche giocatore un po' più esperto, perché a lungo andare, come oggi, giochi, nel senso poi succede che rimani in 10 e poi soffri perché di fronte a una grande squadra come Montorio. È normale, questi sono ragazzi che hanno bisogno di qualche elemento, se vogliamo fare salvarci il prima possibile abbiamo bisogno di qualche elemento importante, e mi auguro che la società trovi questi elementi per cercare di salvarci il prima possibile. Sì, ma noi, allora i ragazzi, io ho fatto i complimenti ai ragazzi, tutti i ragazzi interessati, ma tu sai benissimo che per migliorare ha bisogno pure di affianchi un Chiacchiarelli, un Mosca, capisci che voglio dire io, un Ridolfi. Allora questi ragazzi cresceranno ancora molto di più, cresceranno. Però i ragazzi, te lo ripeto, loro danno, a me l'importante è che loro danno il massimo, e oggi hanno dato il massimo, quelli che potevano dare. No, l'obiettivo è quello di salvarsi il prima possibile, perché se stiamo 2 punti dai play-out,
sarei un passo a illudermi, a dire puntiamo ai playoff giocando ogni partita 6-7 fuori quota. Troppa responsabilità diamo a questi ragazzi, diamo. Le cose sono cambiate rispetto all'andata e cerchiamo di salvarci prima possibile. Se noi ci salviamo prima possibile abbiamo fatto un grandissimo campionato.